Carissimi fratelli, carissime sorelle, benvenuti in questa nuova puntata di Testimonianze. Oggi voglio raccontarvi di una storia di una persona, una di tante come noi che si appassionano alla musica, alla fede attraverso la musica, che fanno anche altri tipi di studi, che affrontano una vita come tutte le vite con le sue difficoltà, ma poi c'è sempre un denominatore comune, c'è sempre qualcosa che li riporta a Dio attraverso le passioni che Dio poi immette in ciascuno di noi. E in questo caso la passione è l'arte della musica. Bene, io oggi vi presento Gerardo Amato, che è un musicista che ha questa grande passione per la musica in genere, per la musica sacra in particolare, un ingegnere, un fisarmonicista diplomato al conservatorio, ma che ha sempre nel cuore la bella parola di Dio cantata con la sua versione e con le sue composizioni. Benvenuto a Gerardo Amato in collegamento telefonico con noi. Ciao, Ciao Sabina, ciao ciao a tutti, Gerardo. Allora, Gerardo, buon intanto pomeriggio. dici da chi sei, da dove chiami, ecco, parlaci un po' di te. Sì, sono Gerardo Amato, chiamo da Roma, vivo a Roma e sono musicista, compositore di musica e sono anche insomma ingegnere informatico. E ho questa, come hai già accennato te, questa grande passione della musica che me la porto ormai da quando avevo 8 anni. Quindi adesso ne ho 43, quindi sono stato sempre legato alla musica. Oppure la musica è stata sempre legata a me, Beh, viceversa. diciamo che non c'è differenza, è vero? Dall'età di 13 Eh sì. anni addirittura che tu studi, e poi ti sei diplomato anche al conservatorio in fisarmonica, se non sbaglio. In realtà io ho iniziato appunto gli studi di fisarmonica quando appunto avevo 8 anni e ho fatto conservatorio, teoria e solfeggio presso il conservatorio Licino Refici di Frosinone. All'epoca la fisarmonica, studiavo fisarmonica classica, all'epoca non c'era ancora né a Roma e né a Frosinone, c'era a Pesaro. E ho fatto tutti gli studi di fisarmonica classica, però non ho fatto, diciamo, gli esami al conservatorio per varie motivazioni, insomma, private. Però ho fatto tantissimi studi di musica classica, concorsi a livello nazionale, come sono stato 3 volte a Recanati e a Castelfidardo, no? Che è la città, la patria, tra virgolette, della fisarmonica, no? A livello mondiale. E poi da lì, ecco, da quegli anni, quando avevo sui 14-15 anni, ho iniziato a suonare anche altri strumenti come le tastiere, il pianoforte, la chitarra, il flauto traverso. Sì, e canti anche, perché ti ho sentito cantare nei video che mi hai mandato. Sì, canto anche. Io dico sempre una frase, una battuta, diciamo, scherzando, cioè Dio mi ha dato il dono della composizione, ma non quello della voce, o meglio, canto, perché appunto ho fatto l'esame al conservatorio di canto, però non ho una voce stile Pavarotti, diciamo così, no? Però ecco, canto e la mia voce si sente, insomma, si sente bene. Però Sì, ecco, non è proprio il tono. l'abbiamo goduta, guarda, io con la regista abbiamo visto i tuoi video e nella loro semplicità hanno una certa suggestione, ecco così la definirei, la suggestione dell'amore per Dio che si evince da come canti, da come ti esponi, ecco perché mi fa molto piacere oggi presentarti e darti questo spazio televisivo. Da dove nasce la tua fede, Gerardo? Sì, innanzitutto grazie mille per questa opportunità, per questa intervista. La mia fede nasce, bah, fin da piccolo i miei genitori mi hanno trasmesso la fede con tutti i sacramenti, però poi diciamo, un po' come tutti, diciamo, è un discorso di fede tra virgolette morta fino ai 20 anni più o meno, no? E da lì, dai 20-22 anni, ho cominciato a farmi delle domande, a riscoprire un po' la fede, quindi fare una fede viva, cioè
nel senso praticante, no? Osservante. E da lì ho cominciato a fare degli studi, a parlare con dei sacerdoti, no? Mi ricordo appunto 20 anni fa, stiamo parlando, e nel mentre che facevo questi studi, queste preghiere, ho cominciato a scrivere musica sacra, quindi liturgica, contesto liturgico, contesto mio, di ispirazione cristiana, sia con la chitarra che con il pianoforte, e da lì ho cominciato insomma a scrivere queste musiche di musica sacra, che sono rimaste lì per tanti anni, cioè lì nel senso nel cassetto a casa, ok? Sì. Poi perché appunto davo più importanza a un discorso di fede, no? Di riscoprire la fede, no? Nel Signore, no? Del capire per quale motivo appunto ero stato battezzato, comunione, cresima, eccetera, il senso della vita. Non so, un po' le domande che un po' si fanno tutti a un certo punto della vita, no? Io me le sono fatte quando avevo 22-23 anni, ecco tutto qua. Beh, questo comunque è abbastanza precoce come domanda circa la propria esistenza, dove va la nostra vita, circa la fede, cosa c'è al di là della realtà, di quello che vediamo, l'al di là, in che cosa consiste. Cioè sono domande che in genere o si maturano in tenera età, nel senso che in tenera età già tu cerchi delle risposte che non hanno risposte, infatti è fede, oppure le cerchi da adulto, da maturo, ma non certo in un'età media come l'adolescenza, ad esempio, ma anche i 20 anni. Quindi sicuramente ci deve essere stato un percorso, un motivo, qualcosa che alla fine ti ha indirizzato verso poi questa scelta che tu hai fatto nella tua vita. Sì, ecco, diciamo in quegli anni, come dire, avevo ricordo insomma che avevo appena finito di fare il militare, all'epoca ancora era obbligatorio, quindi tornato dal militare, come dire, ti senti un po' solo, no? Non devi poi ricominciare un po' la vita e quindi insomma mi sono posto un po' queste domande, anche perché comunque frequentavo degli amici che si erano appunto avevano riscoperto la fede, e allora anch'io mi sono cominciato a pormi delle domande, a ragionare, no? sul motivo, no? Su dei sacramenti, anche sul concetto, no? Della concetto che non è un concetto, perché all'epoca era un concetto per me, della vita eterna, no? Nel senso, mm-hmm. Io quando mi ricordo che leggevo i Vangeli e c'era questo concetto, all'epoca appunto era un concetto di vita eterna, e dicevo, ma è possibile allora che dopo la morte che succede? E quindi ho cominciato a farmi queste domande, e chiaramente poi sono avuto delle risposte, perché poi non è che sono rimasto è molto importante, certo. Anche se non sono esaustive, però darsi delle risposte o tentare di darsene è importante. Io farei ascoltare un piccolo pezzetto del primo video che mi hai mandato, dove tu canti il santo. Vediamo, sentiamo con la regia. Sì. Santo, 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 il Signore Dio. Sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli.
Gerardo, il 13 novembre scorso tu hai eseguito 12 brani tuoi, totalmente tuoi, tra cui questo, inediti, per cui hai composto di sana pianta tu queste melodie e hai usato testi di eccellenza, di Chiara Lubich, di San Tommaso d'Aquino. Hai elaborato una tua forma espressiva, trovi nell'arte la tua forma di realizzazione, di dire qualcosa di te. E la domanda che io ti faccio è: questo ti basta? Nel senso, ti basta per la tua fede, per il tuo percorso? È questo quello che senti? Tu innanzitutto nasci come formazione, come ingegnere, dico bene? Se non ricordo male, se no non ho letto male. Quindi tu nasci esatto, come no, vabbè. ingegnere, però sviluppi questa tua passione, la sviluppi in questi termini, quindi con queste composizioni. Ecco, questo a te è quello veramente che ti realizza, o c'è qualcosa che vorresti di più? Dillo, magari che ne so, qualcuno ti ascolta e ti può aiutare a realizzare un sogno. Ma sì, grazie della domanda. Io in realtà nasco come artista, come musicista, appunto a 8 anni. E ho iniziato con la musica e me la porto per tutta la vita, insomma, no? E ancora adesso. E, gli studi di ingegneria chiaramente sono venuti dopo, e, proprio per un discorso di, come dire, per vivere, perché Eh sai, con sì, la perché musica. l'arte spesso non dà il pane, no? Si dice così. Esatto. A me mi sarebbe sempre piaciuto vivere di musica, chiaramente. Io ho fatto 2 CD i primi anni del 2000, insomma 2005-2007, di musica da ballo, no? Per fisarmonica all'epoca. Sì. Però diciamo che non è facile vivere di musica soltanto, solo di musica. E allora così ho fatto gli studi di ingegneria. Diciamo che la musica e l'ingegneria sono due studi, diciamo, che a volte si mixano, no? Perché la musica è un po' matematica, no? Anche se ha molte emozioni, io metto molto delle mie emozioni. Quel che voglio è chiaramente esprimermi nella mia arte, nella mia musica. Ecco, con questo concerto che ho fatto il 13 novembre a Roma, ho cercato di appunto cominciare a far conoscere la mia musica. Questo santo, per esempio, è il santo numero 8. Qualcuno farà subito la domanda: come mai il numero 8? Giustamente, no? Perché io ne ho scritti 31, 31, infatti. Questo è il numero ottavo. Sì, 31 nel senso che, perché 31? Perché innanzitutto la mia musica viene spontanea, ok? Quindi ho fatto studi di composizione da autodidatta, però la mia musica viene spontanea, cioè nel senso viene molto facile scrivere, ovviamente ci metto molta passione e emozioni. E 31 perché? Perché 31 sono i giorni che il mese massimo può avere. E così io ho pensato di fare 31 santo, 31 brani sul santo, dove ognuno può cantare e rivolgersi al Signore, Certo. lodarlo in maniera diversa. Vogliamo ascoltare un altro brano, Gerardo? Abbiamo Donaci la salute. Vediamo, sentiamo insieme. Confio.
Gerardo, tu hai scritto per tre categorie di musica. Stiamo ascoltando dei brani che ovviamente appartengono alla musica sacra, liturgica, ma ce ne sono altri due, se non sbaglio. Una per fisarmonica, quindi da ballo, giusto? E poi il terzo genere qual è? L'altro genere è un genere, diciamo, di musica pop, rock, anche se c'è poco adesso di pubblico sul mio canale YouTube, che a proposito invito tutti a iscriversi, Sì, diciamo a qual seguirmi. Sì, basta cercare su YouTube Amato Gerardo Musica. Perché di Amato Gerardo ce ne sono diversi in Italia, ho scoperto, tra cui un attore che è il fratello di Michele Placido, ma non sono io quello. Quindi No, allora, Gerardo Amato, musica. Amato Gerardo, Sì. musica. Amato è scritto grande, che è il mio cognome, e anche, diciamo, come dire, un nome d'arte, diciamo, vorrei che possa essere riconosciuto come Amato, diciamo così. Beh, un bellissimo Sì, cognome, Amato. esatto, spero che siamo tutti amati, diciamo. Sì. E quindi niente, sì, l'altra categoria appunto era musica pop rock, dove c'è Quindi qualcosa. sacra, da ballo e pop rock. Intanto ascoltiamo un Pop altro brano, è l'Alleluia questa volta. Vediamo insieme, ascoltiamo insieme. Sono graziosi, soprattutto sono orecchiabilissimi. La tua musica è molto orecchiabile, molto popolare, diretta. Hai la possibilità di eseguirla in chiesa? suonato in diverse chiese qui di Roma, tra cui anche la conosciutissima, Chiesa degli Artisti a Piazza del Popolo, Certo. un periodo di tempo dove facevo appunto questo Alleluia, il santo che piaceva tanto, diciamo, soprattutto il santo, perché è molto molto orecchiabile. Qualcuno ha detto: quando si sente questo santo, ti sembra che ci sono le campane. Meno Sì. male, ecco, è quello che volevo, insomma. Sì. Poi ho suonato anche al santuario della Madonna del Perpetuo Soccorso, qui sempre a Roma, un periodo di tempo. Adesso sono impegnato nel registrare i miei brani in diverse chiese. Ecco. Infatti io sto sempre cercando, anzi se posso fare un piccolo annuncio, se c'è qualche musicista, qualche cantante che vuole partecipare al mio progetto, no? Sì. Oppure al progetto di Dio, diciamo così, tra virgolette, mi può contattare. Io ho la pagina Facebook, e vorrei dire, insomma, se mi Cioè, cosa permetti. vorresti fare tu? Vorresti fare delle joint venture, delle collaborazioni, cosa? Sì, esatto. Se vogliono, io sto sempre in cerca di musicisti, di cantanti, perché non posso fare tutto io, no? È Certo, no. chiaro che. Perché poi, ecco, io scrivo la musica, scrivo anche il testo, però poi l'interpretazione chiaramente se la canta un soprano o un contralto, prende un'altra, come dire, un'altra bellezza artistica, no? Del brano. Certo. Quindi ecco, se qualcuno mi vuole contattare, c'è la mia pagina Facebook, basta cercare su Facebook Beh, questo Musica è un Amato. bellissimo appello, anche perché quando si è in gruppo, quando si ha la capacità di costituire dei cori, per esempio, quindi condividere la musica, poi tu la componi la musica, quindi è sempre bello l'inedito perché ha la particolarità di non essere stato ovviamente mai eseguito, quindi le prime assolute fanno sempre grande scalpore, no? Sono sempre degli scoop.
È molto grazioso l'appello, per cui io invito chiunque ci stia ascoltando, magari più possibilmente romano, perché è più facile, perché dalla Esatto. Sicilia sarebbe un po' più complicato, di mettersi in contatto con Gerardo Amato Musica. In modo tale, giusto? È questo il tuo canale YouTube, ma anche immagino Facebook o Instagram. Sì, su Facebook basta cercare, Instagram ancora non ce l'ho, su Facebook basta cercare Musica Amato, Musica Amato, cioè con una A che unisce Musica e Amato, diciamo, ho giocato su questa cosa qui, c'è il mio numero di telefono addirittura sulla pagina Facebook, quindi mi riconoscono, dalla foto mi possono riconoscere Benissimo, tranquillamente. passiamo all'altro genere, va bene? Che è un genere a me piace tantissimo, sarà che per ora con Ballando con le Stelle siamo tutti appassionati di ballo e di danza e quindi ci piacerebbe a tutti ballare bene come li vediamo ballare ai protagonisti dello spettacolo, però effettivamente è così, ballare è bellissimo. Ebbene, Gerardo Amato scrive anche musica per ballo, lo abbiamo detto, il suo secondo genere. Ascoltiamo un po' questo cha-cha-cha per l'Italia. Cha-cha-cha della nostra Italia, cha-cha-cha del sentirsi. Ci sentiamo italiani di anima e corpo d'azzurro. Sentirsi fieri di essere fratelli d'Italia, cia 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 della nostra Italia, cia 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 della nostra vita, col sole e i colori che ha. Nostra Italia, cia cia cia, del sentirsi fieri di essere fratelli d'Italia, cia cia cia, della nostra Italia, cia cia cia, della nostra vita. Graziosissimo, belle anche le immagini, che mette allegria tutte queste immagini della nostra Italia, un certo senso di patriottismo ho letto in questo cia cia cia, Gerardo. Questo brano è stato fatto quando avevo l'orchestra un po' di anni fa,
testo e musica mio, la voce di questa cantante che ha collaborato appunto con noi quando avevo appunto l'orchestra. È un brano che vuole, è un inno all'Italia, dal nord fino al sud, passando per il centro, nominando insomma la nostra terra, che è piena di arte, di poesia. E sì, sul video abbiamo messo un po' tutte le immagini che rappresentano un po'. Sì, abbiamo visto da Milano a Roma, a Taormina, al Vesuvio, a Napoli, immagini meravigliose delle Alpi, le Dolomiti, insomma, bello, bello. Diciamo che è un brano che mette assolutamente desiderio perlomeno di viaggiare e di ballare, perché comunque il cia-cia-cia con questo ritmo mette voglia di ballare. Complimenti, Gerardo. Adesso facciamo ascoltare invece un brano, sempre musica da ballo, è un valzer questo, facciamo un assaggio proprio, valzer della Musetta, ricordo bene? Sì, un valzer francese, stile Musetta, sì. Stile Musetta, ascoltiamolo. Gerardo, qui abbiamo visto, mi pare molto giovane in questa foto, con la tua enorme fisarmonica. Quanti anni avevi? Qui avevo 26 anni, quando ho fatto queste foto, questo CD, questo è un valzer Musette solista. E questo brano è andato in onda all'epoca anche in Svizzera, in Svezia, no? Che sono anche in Russia, in America, e anche il cia-cia-cia dedicato all'Italia andò in onda anche, diciamo, alle radio, diciamo, per gli italiani che vivono all'estero. Diciamo che piace molto soprattutto a chi ama la fisarmonica e chi piace ballare, ecco, certo. Come accennavi te. Bene, vogliamo ultimare questa intervista con un ultimo tuo brano, mi piace farlo ascoltare, un brano ovviamente liturgico, come nell'assetto, diciamo, di Maria Visione. Ritorniamo quindi alle origini, musica sacra liturgica, il primo genere di Gerardo Amato, Dio viene a salvarmi. Titolo particolare, Dio viene a salvarmi, perché? C'è stato qualche cosa nella tua vita per cui hai chiesto questo aiuto, cantato? Ma questo, grazie della domanda, questo diciamo non è proprio autobiografico, l'ho fatto proprio per dare una musicalità a questa preghiera della Chiesa, no? Per liturgico.
non è proprio riferito a me stesso, diciamo, l'ho fatto proprio, molte mie musiche hanno il testo liturgico proprio per musicare il testo liturgico. Va bene, sì, è chiaro, quindi per dare una tua melodia, un tuo esatto. melodico al testo. Gerardo, io ti ringrazio molto innanzitutto per averci coinvolto in questa tua passione che abbiamo voluto condividere, a cui vogliamo dare questo spazio televisivo affinché a tua volta possa avere ulteriori sviluppi, e te lo auguriamo di cuore per tutto quello che tu desideri per la tua musica e per il tuo, diciamo, futuro musicale. Abbiamo mandato degli appelli, chiunque ci abbia ascoltato e voglia accoglierli si può mettere in contatto direttamente con Gerardo attraverso il suo canale YouTube, i suoi siti, soprattutto Facebook, e ad ogni modo Maria Visione è sempre disponibile per fare da tramite, come in tanti casi ha fatto. Gerardo, un tuo ultimo commento, un tuo saluto, se vuoi anche natalizio, visto che siamo in prossimità delle festività. Certo, innanzitutto grazie mille Sabina a tutti voi per questa intervista, per avermi dato questo spazio per far conoscere la mia musica, la mia opera, diciamo, che sto facendo ormai da, soprattutto in musica sacra, che sto facendo ormai da 2 anni, insomma dall'inizio della pandemia, e sto cercando di registrare questi brani e farli conoscere, e auguro a tutti voi, sia dello staff di Maria Vision e a tutti gli ascoltatori che ci hanno ascoltato e che seguiranno la vostra bellissima televisione, un buon Natale, un bellissimo anno del 2022, che questo virus se ne vada via per sempre. Preghiamo sempre, siamo sempre vicino al nostro Signore e alla nostra Madre di Dio, Maria, che ci aiuta. Speriamo veramente sia così, abbiamo bisogno almeno di sperarlo, certezze io ne vedo poche, però di speranza ce n'è sempre tantissima, ci affidiamo al buon Dio per questo. Grazie Gerardo per essere stato con noi, in bocca al lupo per tutto, e grazie ai telespettatori che ci hanno seguito. Continua testimonianze, perché a breve ascolteremo un'altra intervista, un altro personaggio. A tra poco.